Poracci, così, dal nulla, ma proprio completamente a caso, Nintendo se n'è uscita con un'altra bomba totalmente inaspettata. È toccato ad Eiji Onuma il compito di presentare l'ultima novità appartenente al mondo di The Legend of Zelda. Dopo circa 18 infarti consecutivi, perché il buon Eiji sembrava volesse parlare del seguito di Breath of the Wild, è stato chiaro che ci trovavamo di fronte a qualcosa di radicalmente diverso. Il titolo di prossima uscita sarà il nuovo capitolo della serie Hyrule Warriors, ma allo stesso tempo l'Era della Calamità sarà un prequel di Breath of the Wild. Poracci, attenzione, perché questo non è di certo un annuncio minore, ed è il caso di fare il punto della situazione, tanto sul futuro delle avventure di Link, quanto sulla strategia comunicativa di Nintendo e il futuro della Switch. Insomma sì, ci sono parecchie cose da dire, ma prima, come al solito, lasciate un like e ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Hyrule Warriors fece la sua prima apparizione nel 2014 su Wii U. Si trattava di uno spin-off assai atipico per la serie di Zelda, perché il gioco univa sostanzialmente il gameplay di un Musou, reso celebre dai Dynasty Warriors, all'immaginario della saga partorita dalla fantasia di Shigeru Miyamoto. Incredibilmente i due universi riuscivano a funzionare una volta mischiati assieme, e Hyrule Warriors riusciva ad integrare una dose esagerata di fanservice all'interno delle tipiche dinamiche delle battaglie 1 contro 1000, e in gran parte evitava la sensazione di noia e ripetitività che solitamente colpisce il giocatore dopo un primo approccio entusiasta ai combattimenti. Il titolo insomma seppe conquistare la sua fetta di pubblico, tanto che non solo ne fu proposta una versione aggiornata su 3DS, ma qualche anno dopo arrivò una Definitive Edition su Switch, comprendente tutto quello che si era visto nelle precedenti iterazioni. Ma mai mi sarei aspettato di vedere oggi un ritorno di Hyrule Warriors, soprattutto sotto questa formula. Perché non stiamo parlando semplicemente del nuovo episodio della serie, ma di un gioco che è innanzitutto un prequel ufficiale di Breath of the Wild, sviluppato sì da uno studio esterno, Koei Tecmo, ma sotto la supervisione di Onuma e del suo team. Non sarà un banale crossover tra due universi separati, ma uno Zelda canonico con il gameplay di un Musou. Dalle immagini è chiaro che è stata riposta la massima cura nel creare un titolo in totale continuità con Breath of the Wild, grazie soprattutto al riutilizzo del suo inconfondibile motore grafico, che regala un cel shading unico. Ed è super emozionante pensare che finalmente potremo vivere tutta quella storia solamente accennata, quelle brevi sequenze narrative rievocate solo come saltuari ricordi in Breath of the Wild. Uno dei grandi problemi dell'ultimo Zelda, a mio avviso, risiedeva proprio nella totale staticità dello sviluppo narrativo, relegato solo ad una cornice secondaria. Con una Hyrule piena di ruderi e così ricca di storia sepolta, era veramente un peccato non aver avuto l'occasione di approfondire la storia che aveva portato alla disfatta del regno e dei suoi campioni. Molti infatti avevano ipotizzato che Breath of the Wild 2 sarebbe stato un prequel, proprio perché da tutti era percepita la necessità di espandere la lore su cui poggiava il capolavoro del 2017. E il prequel esiste, c'è ed è anche vicinissimo. Hyrule Warriors, l'era della calamità, uscirà il 20 novembre per la gioia di tutti i fan. E poracci, credetemi quando vi dico che questo non è un annuncio da sottovalutare, non ci troviamo di fronte a uno spin-off qualsiasi o all'ennesimo Musou. Come si suol dire, Onuma ci ha messo la faccia, e per me questa è già una grandissima garanzia dell'impegno che verrà riposto nel confezionare l'ennesimo tassello di un universo narrativo in continua espansione. Anche le parole di Yosuke Hayashi, producer della serie, sono super rassicuranti. Così come Breath of the Wild ha rivoluzionato la struttura da action-adventure di Zelda, così Hyrule Warriors apporterà il suo stravolgimento nel gameplay delle frenetiche battaglie. C'è ancora tantissimo da scoprire e aspettiamoci altri approfondimenti in questi 2 mesi, volti ad introdurre in modo dettagliato il gameplay del gioco e la sua struttura narrativa. Ma poracci, per me, già solo vedere queste cutscene completamente doppiate, l'assedio di Hyrule, la resistenza dei campioni e il sacrificio di Zelda, mi ha messo i brividi addosso, e posso dire senza alcuna ombra di dubbio che questa è forse una delle sorprese più piacevoli del 2020. E mentre Microsoft e Sony iniziano a calare le loro carte per quanto riguarda la next gen, Nintendo continua con i suoi annunci a sorpresa. A questo punto possiamo dire addio all'eventualità di un altro Direct classico, ma dopo Pikmin e il Mario Direct, il reveal a sorpresa di oggi è solo l'ennesima conferma che Nintendo, nonostante tutto, c'è
è presente e non è stata con le mani in mano. Anzi, probabilmente ci attendono altre sorprese volte a rimpolpare la lineup di Switch per il periodo delle vacanze natalizie e sono felicissimo di vedere che finalmente la grande N si stia svegliando dal suo letargo. Silenzio dettato probabilmente dai disagi causati dalla pandemia, ma forse anche da una buona dose di disorganizzazione, perché sì, probabilmente tutto questo 2020 si sarebbe potuto gestire in modo migliore, ma ormai poco importa. Poracci, prepariamoci, perché i prossimi mesi per Switch e per il mondo del gaming in generale saranno veramente di fuoco e ne avremo per tutti i gusti. E io sarò qua per aggiornarvi in tempo reale su tutte le novità degne di nota. Quindi assolutamente, fatemi sapere cosa ne pensate di questo Shadow Drop nei commenti e prima di salutarci come al solito, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like e ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Hyrule, Michele Warriors, ciao!